Da quando sono venuta qua è cambiato tutto. Questo video documenta i progressi clinici di Irene in circa un anno di riabilitazione con una strategia neurologica funzionale. Circa 15 anni fa le vengono diagnosticate numerosi cisti da echinococco nell'addome. L'echinococco produce una tossina che è neurotossica. Negli anni si verificano diverse rotture delle sacche e disseminazioni della tossina. Dopo un periodo di coma farmacologico indotto in seguito all'intervento, al risveglio, Irene si ritrova con perdita completa della propriocezione e della sensibilità cutanea. La mancanza di sensibilità era prima totale, come se avessi una tuta da su, 20 tute da su addosso. Pian piano l'ho ripresa, però male, a macchie. I cambiamenti più importanti, a parte scrittura, lettura, la memoria, senso dello spazio, sbattevo ovunque, e movimenti fini completamente perduti, sensibilità del corpo completamente perduta. Io ho preso un motorino e mi accorgo che le macchine le vedevo quando erano qui. Con la vista, i colori, le proporzioni, senso dello spazio, dove erano gli oggetti. In realtà misuravo tutto con le braccia, consistenza, forma. Evidentemente perso anche la memoria di quello che avevo prima, è che ho iniziato soltanto a reimparare tutto, cercando di capire questo è bianco, quadretti sottili, quindi più o meno è ruvido, se a distanza di neanche un metro. All'equilibrio cadevo spessissimo, tipo se non riconoscevo le persone. In aggiunta, il suo campo visivo e la rappresentazione visiva dello spazio erano profondamente alterati, al punto che non riusciva a riconoscere le forme e aveva problemi con la profondità. Questo quadro clinico si traduce nel non sentire il tatto, scottarsi o pungersi senza accorgersene. Caldo, freddo, assolutamente niente, doccia, per esempio acqua bollente qua non la sento, vado a sinistra e mi scotto proprio. E quando prendo le tazze del tè bollente, per esempio le mie amiche prima testano perché non si fidano più. Si traduce nel non essere capace di muoversi in modo fluido perché le articolazioni, i muscoli, i tendini non informano il cervello sulla reale esecuzione dei movimenti. Quindi per poter stare in piedi ha dovuto imparare a reclutare i muscoli usando una strategia che non avesse bisogno di sentirli. Inoltre sappiamo che la codifica della visione nel nostro cervello, la costruzione dell'immagine che gli occhi vedono, ha anche una correlazione con la percezione del corpo. Cioè, se devo prendere questa cartella, per esempio, la prendevo ed era tutto diverso, perché devo intanto capire che dividere il tavolo dalla cartella. Devo focalizzare che è una cartella, quanto è spessa, perché devo far così, la devo fare così, devo prenderla così. Poi devo capire quanta forza devo mettere nelle braccia. Così rischio di rompere tutto, di farlo cadere. Non saprei spiegare bene come ci sono riuscita prima di qua. Era come se stessi sempre, cioè dovessi sempre calcolare tutto. Non posso non vedere. Per me la vista non serve per guardare, cioè mi serve per fare tutto, non so come dire. E abbinato al movimento è difficile perché appena sposti qualcosa, sia una persona che passa davanti. E adesso è diverso, è come se fosse tutto più coordinato e non dovessi sempre osservare, pensare, calcolare la distanza. Ero molto diffidente perché venivo da un percorso a parte molto lungo, molto frastagliato, ogni volta sempre molto ripetitivo, e a quel punto tu impari a fare l'esercizio in un certo senso. Le progressioni che ho notato sono state in parte graduali o a volte proprio a salto. Intanto mi sono accorta che comunque camminavo già meglio, stavo più dritta con la schiena e in automatico vedevo meglio, allungavo di più le braccia. Era tutto un sistema a catena che io stessa non è che, cioè, di cui mi accorgessi proprio nel mentre. E poi è arrivata la parte che io chiamo sensoriale, però non so se è in maniera giusta, ho sentito una vertebra e poi da lì si è iniziato a migliorare la sensibilità ed è come se poi il corpo a un certo punto cominciasse a comporsi. Adesso succede quasi il contrario, prima dovevo prima calcolare e poi muovevo, e adesso va prima del gesto e poi arriva la testa, come dire, no? E quindi c'è proprio un passaggio. Prima di sapere cosa sei, no, che ci sei, prima ci sei, poi quante parti hai, due braccia, due gambe, poi dove sono, poi cosa possono muoversi, poi le coordini tutte. Tutte le informazioni che avevo acquisito visivamente ho dovuto riacquisirle fisicamente e abbinare queste due cose. E poi dopo questa fase è arrivata la parte delle emozioni che si sono collegate
ha tutto questo bagaglio di informazioni. Brava. Irene negli anni ha costantemente fatto riabilitazione oculare con risultati ottimi. Quando nel 2014 ha ricevuto una valutazione secondo un approccio neurologico funzionale, poteva stare in piedi e camminare apparentemente bene, ma se provava a gattonare a quattro zampe, cadeva. Non sentiva il corpo. Quindi, quando le si chiedeva di eseguire movimenti specifici che non aveva imparato, necessitava di trovare prima una strategia, guardando e reclutando altri muscoli. Non discriminava quale dito della mano o dei piedi le venisse toccato, o, se mosso, in che direzione venisse spostato. L'ipotesi formulata all'inizio del percorso riabilitativo neurologico funzionale era che, se si fosse riusciti a darle maggiore sensibilità propriocettiva, oltre a muoversi meglio, avrebbe visto meglio e chissà anche prendere al volo una palla. Irene ha ricevuto un protocollo riabilitativo neurologico funzionale che ha incluso stimolazione elettrica periferica sensoriale, stimoli vestibolari e optocinetici, specifici e progressivamente più complessi esercizi oculari, manipolazioni vertebrali, riabilitazione degli schemi motori. Questi incredibili risultati sono stati possibili grazie all'umile e moderna applicazione delle conoscenze in neuroscienze. Questo approccio prende il nome di neurologia funzionale. Brava. Testa dritta. Dai! Ciacuno, Irene, io ubriaca. E quindi le emozioni si sono abbinate al tatto, mi verrebbe da dire così. E non solo, ogni cosa ha preso spessore, colore, forma e mi posso emozionare se vedo una cosa. E posso vederla sapendo dove sta senza toccarla, che sembra scontato ma non lo è. E poi una cosa divertentissima per gli altri, ma non per me, è che come bambini, quando ho organizzato tutto, io non sapevo quale senso usare per primo. Vedo un oggetto, cosa devo fare? Devo guardarlo, devo toccarlo, devo annusarlo? Allora la prima cosa che facevo... E poi l'ultimo passaggio è stato proprio la qualità delle emozioni. Anche qui sembra molto semplice o scontato, però in realtà bisogna saperle selezionare e l'entità, perché piacere può essere anche piacevole una cartellina da toccare, uguale a mangiare una sacher, uguale, invece è tutto diverso. E quello che ho trovato qui è un diverso approccio col paziente. Faccio fatica nel movimento, nelle cose in movimento davanti a me ancora, molto meno di prima, assolutamente, perché adesso la percezione è di stare sulla terra. Ho notato che ogni volta che migliora una cosa, migliora tutto. L'altro giorno ho messo una cosa sulla mensola, di qua, che io la mensola neanche l'ho vista, e l'ho presa. E ho pensato, come diamine ho fatto a metterla sulla mensola? Dimmi quando le vedi. Sì? Presa. Dimmi quando le vedi. Visto? Visto. Wow. Guarda questo. Qui lo vedo. Aspetta, quando sì. Va lungo che non tocco. Questo è così. Qui non lo so, non vedo. E muovo lo stesso. Ok. Mi faccio uguale, vero? Mm-hmm. Che ne pensi, dottor Daniel? La pressione, vuoi vedere? Eh? Anche la pressione. Faccio le pressioni. Wow. Giorno ubriaca 2. Ciao, sta bene lì, ciao. Guarda lì. Guardala lì. Mazza, questo è impressionante. Poi il gusto, poi la vista, poi il tatto e poi queste maledette emozioni. Se dovessi metterlo poi su una scala da 1 a 100 come percorso finale raggiunto fino adesso dopo un anno e mezzo, direi che sul tatto siamo al 50, sulle emozioni 250, la vista direi un 70%. Questa parte della neurologia funzionale, quando sono venuta qua, io non la conoscevo. Quindi è stato un percorso anche di scoperta. È proprio un altro modo di comunicare col cervello, secondo me. Penso che sia molto essenziale, perché è utile, secondo me, e riduttivo. Credo che intanto si metta a livello del paziente e parta proprio dagli strumenti che lui ha, che ha, gli sono rimasti o che ne ha di nuovi, però dai suoi punti di partenza.
E penso che sia questa la sua importanza, la sua necessità e la sua estrema bellezza. Questo lavoro che si fa sul corpo, di recupero del corpo, del senso del corpo, della percezione o propriocezione, credo che si dica, del corpo, affinché il corpo riesca a sentire tutto questo. E migliorando il corpo, migliora anche la vista. La vista lo segue, e se il corpo sa dove sta, posso garantire... A me è successo così, che pian piano l'occhio va, lo segue. Se io so che questo movimento che non sarei mai riuscita a fare prima, un anno e mezzo fa, paradossalmente io lo vedo anche se non lo vedo questo braccio, e il campo visivo si è allargato. E mi hanno insegnato a fare questa cosa meravigliosa, di insegnare al corpo a vedere anche. E quindi non solo vede di suo, io so dove è questo braccio, e in automatico quindi lo vedo anche di più, avendo possibilità di recupero chiaramente della vista. Io avevo questa possibilità ed è migliorato, e sta migliorando. Ripeto, questo movimento non avrei mai saputo farlo prima. Tenendo fermo questo, coordinando, parlando bene e senza sentirmi chissà dove. La neurologia funzionale ha cambiato la vita di migliaia di pazienti nel mondo, con traumi cerebrali e altre patologie neurologiche che non avrebbero avuto alcuna speranza di miglioramento.